momenti di crisi è bello vedere attività commerciali che festeggiano con i propri clienti traguardi importanti. Siamo a Fornace di Barga, all'interno della pasticceria De Servi, che da 5 anni è in questa nuova sede. Per questo motivo, per festeggiare l'evento, oltre a tantissimi clienti, un ospite d'eccezione. Parliamo di Claudio Menconi. Prima di quello che possiamo definire uno spettacolo d'arte culinaria, Beatrice e Giordano De Servi hanno salutato tutti e ringraziato i collaboratori, ma soprattutto i clienti della nota pasticceria. Ricordiamo che la tradizione pasticcera arriva da lontano. Il papà Patrizio, dopo esperienze all'estero, tra cui anche in America, si stabilì a Borgo Mozzano. Era la fine degli anni 60, ottenendo fin da subito grandi consensi. Addirittura fu lui a iniziare e contagiare i borghigiani in quella che diventerà poi la festa di Halloween più importante d'Italia. Poi nel 92 l'apertura a Ghivizzano, vicino al suo storico amico e anche presidente Elzo Bellanti, ottenendo molti consensi. Dopo 7 anni c'era la possibilità della gestione dello storico bar centrale a Fornaci di Barga. Fu accettata la sfida e una gestione durata ben 10 anni. Ottimi successi, ma ancora una nuova sfida aspettava la famiglia De Servi. Forse la più importante, aprire una pasticceria a bar in questa area completamente nuova di Fornaci. Sembra quasi un gioco di parole. Siamo in Fornaci vecchia, ma il quartiere è completamente nuovo. Il resto è storia di oggi. A dettare i tempi della cerimonia, quindi a presentare lo spettacolo, è Davide Bottarelli, che prima di introdurre l'ospite della serata ha chiamato Simone Tognieri, che con Claudio Menconi hanno scritto il celebre libro dal titolo Caterino, presentato addirittura da Striscia la Notizia nel maggio scorso. Poi eccolo, acclamato dal pubblico, applaudito come una vera star. È una star. Claudio Menconi, dopo i saluti, ha iniziato a lavorare con il suo straordinario modo di comunicare e di rendere semplici le sculture più incredibili. Ha scolpito frutta, verdura, con assoluta semplicità. Davanti agli occhi stupiti del pubblico ha realizzato composizioni semplici ma di grande effetto. Non è un caso se Claudio Menconi è diventato campione del mondo di cucina decorativa. Quest'anno non è stata stagione di funghi? Beh, ci ha pensato lui, Claudio. Ecco un fungo realizzato semplicemente con una pera e metà susina. Questo è un lume a candela, realizzato semplicemente con un pezzo di banana e una fragola a significare la fiamma. Ma poi con quello che è rimasto della banana, ecco un delfino che emerge dalle acque. Da una semplice caramella fatta con un chicco d'uva ed una fragola ad un cinesino, ottimo da accompagnarsi ad un aperitivo di frutta. Se è vero che le pere sono buone con il formaggio e quest'ultimo è l'alimento preferito dei topetti, ecco un simpatico roditore realizzato in pochissimi minuti. Con straordinaria semplicità ha allungato una mela creando un effetto davvero unico. E poi i fiori. Li ha realizzati praticamente con tutto quello che aveva a disposizione, con tanto di coccarda, forse per festeggiare appunto l'evento di quest'oggi. E chi avrebbe mai pensato che da un porro uscisse fuori un fiore straordinario? Per non parlare poi di questo peperone rosso, che si trasforma prima in un fiore e poi in un meraviglioso centrotavola. La stessa cosa possiamo dirla con una zucchina, prima svuotata e poi arricchita con un ravanello al centro. Al termine di ogni lavorazione scattava sistematicamente un applauso. Tanti fiori realizzati da Claudio Menconi, come questa rosa fatta con lo scarto di un pomodoro, sì, con la buccia di un pomodoro, davvero una cosa straordinaria. Molto applaudita è la realizzazione di un girasole fatto con la metà della susina che precedentemente ha utilizzato per il fungo e con le bucce di arance e limoni, davvero straordinaria. Claudio Menconi accompagnava le sue realizzazioni con racconti che finiscono sempre per sfociare nell'argomento a lui desiderato. Oltre ad essere straordinario nelle realizzazioni, lo è anche nel raccontare quello che sta facendo. Quello che vediamo ora è un fiore, ma anche un centrotavola realizzato con le foglie di un ananas, per concludere con questa camelia scolpita su un popone giallo. E a fine spettacolo, a fine serata, in molti hanno approfittato per farsi autografare il libro. Vorrei parlare intanto di questa serata in questo bel locale, dove 5 anni di grande attività e si vede dalla risposta di questa sera. Bravi professionisti e brave persone, e nella località nostra ci vuole questo tipo di forza.
Senti Claudio, torniamo a parlare di arte, torniamo a parlare di lavoro. Quanto è importante la decorazione in un piatto, cioè la parte estetica? Allora, la parte estetica di un piatto è basilare, è il biglietto da visita dell'impegno che lo chef ha messo su quel piatto per il suo commensale. Se riusciamo a dare, a cattivare l'attenzione già dalla parte visiva e poi subito dopo quella olfattiva, diciamo che il piatto è già a un 50% di buona riuscita. Dopo poi è tutta una questione di palato, però comunque sia noi ci poniamo in una maniera proprio così come biglietto da visita, per cui il nostro commensale dovrà ringraziare per quanto impegno ci abbiamo messo. A questa festa ha preso parte anche l'amministrazione comunale con il sindaco Marco Bonini e l'assessore Stefano, i quali hanno consegnato una pergamena per i 5 anni di questa nuova attività. Ci ha fatto molto piacere essere qua stasera a festeggiare questi primi 5 anni di attività in questo nuovo locale, perché quando si parla della pasticceria dei Servi, della famiglia dei Servi, quindi si parla di decenni di attività imprenditoriale. Sono stati 5 anni di nuovi successi. Io l'ho detto consegnando la pergamena, quando si è spostato dal centro di Fornaci molti si sono posti interrogativi se era una scelta giusta o meno andare in una zona molto bella, nuova di Fornaci ma un pochino decentrata. La risposta è stata la tanta presenza di stasera e la tanta presenza che c'è costantemente con questa pasticceria. Il significato è che quando si lavora bene, quando si fa star bene la gente, vuol dire che l'attività funziona, vuol dire che si sa fare il proprio mestiere, si sa fare il proprio lavoro. Questo è in poche parole quello che sa fare De Servi e quello che fa questa pasticceria. Nonostante il momento abbastanza difficile per le attività commerciali, questa pasticceria viene premiata giornalmente dai vostri clienti. Merito della professionalità e della qualità? Sì, la professionalità è una cosa che va portata sempre avanti, non bisogna mai abbassare la qualità, soprattutto anche nei momenti di crisi che uno può pensare dico abbasso la qualità, no, dobbiamo mantenere questa cosa, mantenere il servizio, perché comunque anche se magari ci sono dei momenti di difficoltà verremo sempre ripagati e questa è una cosa che consiglio a tutti, perché comunque bisogna saperci anche un po' sacrificare, ci vuole un po' di sacrificio, però saremo ripagati e questo lo vediamo col successo di stasera. Appuntamento quindi tra 5 anni, che siano 5 anni ricchi di successo, ma soprattutto di tante, tante bontà.